Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di disturbi di panico e per farlo siamo in collegamento con il professor Nicolò Renda. Buonasera professor Renda e benvenuto. Buonasera. E con il professor Edoardo Boncinelli. Buonasera professor Boncinelli, benvenuto. Buonasera. Iniziamo con il professor Renda. Quindi, professor Renda, quanto è diffuso il disturbo di panico? Buonasera, grazie per l'invito. Il disturbo di panico è un disturbo molto diffuso e anche sottostimato. I dati epidemiologici ci confermano che si attesta tra il 2 e il 3,5% della popolazione mondiale ne è affetto. In Italia e in Europa ha una diffusione un po', diciamo, minore, ridotta rispetto alla diffusione che lo stesso ha negli Stati Uniti. Però questi dati epidemiologici possono essere un po' fuorvianti perché, diciamo, anche dal punto di vista culturale, negli Stati Uniti e in altri paesi è possibile che ci sia una maggiore predisposizione ad affrontare il problema piuttosto che in Italia e in Europa. Diciamo che il disturbo si presenta intorno ai 15, dai 15 ai 35 anni. Successivamente è un po' più diciamo è meno probabile che dopo i 50 anni, ad esempio, possa presentarsi il problema. Dobbiamo ricordare che comunque il disturbo di panico, come avevo detto la volta precedente, è un sintomo, come la febbre, e quindi può essere sia il sintomo del disturbo stesso, quindi del disturbo di panico che si presenta poi in futuro, o può essere il sintomo, quindi il preannunciarsi di qualcosa di diverso. Quindi psichiatria, non avendo degli esami di laboratorio per fare delle diagnosi più o meno certe, abbiamo bisogno e dobbiamo avere l'umiltà di valutare il paziente come se fosse un'immagine che andiamo a visionare in quel momento. Quindi una fotografia che dobbiamo avere impressa, perché adesso può essere un disturbo di panico, domani può essere una cosa diversa, perché ad esempio il disturbo di panico è spesso un disturbo che va in comorbilità, nel senso che significa comorbilità, che può precedere l'insorgenza di un disturbo bipolare, ad esempio, o un disturbo depressivo maggiore, e quindi è necessario intanto prendere in considerazione il trattamento per il disturbo, perché bisogna assolutamente prenderlo in considerazione. Non bisogna pensare che sia solo ansia e quindi non è niente di importante, perché il disturbo, una volta che prende campo nella nostra vita, può renderci la vita difficoltosa e sicuramente difficilmente vivibile, perché ci toglie delle fette di esperienza, delle fette di vita vissuta che sono davvero importanti. Sono davvero importanti, professore, come ha detto lei, se ci toglie fetta di vita, noi non la recuperiamo più, questa fetta di vita che ci viene tolta, no?
Sì, la fetta di vita non viene recuperata più, però possiamo sicuramente metterci un punto e decidere di riniziare a vivere. Io credo che tutti hanno il diritto di vivere una vita vissuta, non aggiungere anni alla vita, ma aggiungere vita alla vita. Quindi permettere di avere una vita serena, una vita tranquilla e se ci sono dei problemi, delle difficoltà, non dobbiamo avere il problema o diciamo, la vergogna di essere stigmatizzati come persone malate di mente, perché poi alla fine non si tratta di questo, diciamo. Professoressa, che bella cosa che lei ha detto. Io la voglio ringraziare per essere stato con noi qui ancora una volta, professore. Grazie, adesso passerò la parola ad un importante neuroscienziato con cui ho avuto l'onore di condividere questa trasmissione, che è il professor Edoardo Boncinelli, un eminente genetista e tanto altro, perché il professor Boncinelli è una persona di grande levatura culturale e anche personalmente posso dire che è una persona molto gradevole e molto interessante. Grazie, buona giornata. Quindi, professor Boncinelli, l'argomento di oggi è il disturbo di panico, puntando l'attenzione su quello che sono gli aspetti somatici e gli aspetti psichici e qual è la correlazione tra questi. Perché, professore, è così importante? Ma guardi, io ho un rapporto particolare perché l'ho avuto da una vita e mi ha creato questo disturbo problemi grandissimi. Questo non è un buon motivo naturalmente per parlarne, però è un buon motivo per interessarsene. Sono 40 anni e più che io cerco di capire. Essendo io un genetista, uno si immaginerebbe che cerco di capire la genetica, però il problema ancora non è risolto. Quello di cui io sono interessato a parlare è il rapporto che c'è fra questo disturbo neurologico, psichico, antipaticissimo e un altro aspetto del nostro corpo, che è quello della pressione sanguigna e dei recettori della pressione che abbiamo nel seno carotideo. Io non ho mai sentito dire da nessuno che è stato trovato un nesso tra queste due cose, però sono convintissimo che un domani, meglio se anticipiamo, si troverà che al di là dei problemi mentali e psicologici, c'è anche un minimo di problema fisico. Perché il seno carotideo che sta qua nel collo e che registra la pressione e regola naturalmente la pressione in tutto il corpo è estremamente sensibile. A volte basta un piccolo spasmo per dare sensazioni di soffocamento. E siccome soffocamento è la parola associata al disturbo di panico, la cosa mi sembra particolarmente interessante. Quindi questa correlazione appunto con questa pressione sanguigna della parte che si trova nel collo con quello che può essere il disturbo di panico, professore. Quindi quali sono i suoi nuovi punti di vista, professore? Ma la mia è una proposta che tra l'altro ho già fatto da alcune persone, perché naturalmente aprirebbe tutto un capitolo e ci vuole un grande studio. Però noi sappiamo che le malattie di noi esseri umani non sono mai semplici, Certo. non hanno mai una causa sola, ce n'hanno diverse. In questo caso ci sono tutte le ragioni neurologiche, tutte le ragioni di vita vissuta per avere queste crisi che sono, ripeto, antipaticissime perché uno si sente soffocare, svanire e crede di morire. Ma
sommato, ci potrebbe essere anche un aggancio somatico con un'eventuale possibilità un domani di aiutare anche dalla parte del corpo, non solo dalla parte della psiche. Io ringrazio il professor Boncinelli per essere stato con noi. Per noi è stato un immenso onore averla ospitata. Grazie, professore. Grazie a lei e buona serata. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.